Buon pomeriggio, eccoci qua, sempre da Sala 3 di Evolution. Pronti? Intanto io spengo il riscaldamento. Eccoci qua. Quindi, come vi ho scritto nella descrizione, oggi avremo due oggetti. Questa già la conoscete, che è la pallina da tennis, e poi una palla come questa, che è quella da Pilates, però potete benissimo usare anche quelle che avete a casa dei vostri bambini, cioè tipo ad esempio il supertele. L'importante è che sia molto deformabile. Bene, oppure anche potete scegliere se avete tipo ad esempio un pallone da pallavolo, quelli del mini volley sono perfetti, sgonfiatelo abbastanza. Quelli da calcio sono un pochino troppo duri, anche quelli da basket, però anche se avete ad esempio quelli di ginnastica artistica, comunque sono delle semplicissime palle, quindi non importa avere un pallone di grande qualità, basta veramente poco e ci serve che sia molto molto deformabile, quindi morbido e anche sgonfio. Quindi partiremo a fare dei lavori sia da in piedi che da distesi con entrambe le palline, prima l'una e poi l'altra, e quindi andremo avanti. Quindi intanto partiamo, diciamo, senza nessun attrezzo, a corpo libero, andate sul vostro tappetino e iniziamo. Quindi i piedi che sono leggermente fuori dalla perpendicolare delle spalle e delle anche, vado a mettere le mani in questa posizione e intanto vado a girare leggermente col tronco, quindi destra e sinistra. E vado avanti. Quindi giro da un lato e poi giro dall'altro. Bene, poi porto le braccia così e vado a circondurre indietro. Indietro e poi ritorno in avanti. Di nuovo, sempre con le gambe allargate in questa maniera qua, vado giù e mollo. Torno su, prendo la palla. Ora, in questo caso, se non avete una palla così morbida, potete usare anche dei cuscini e li rivoltate a panino così. Quindi considerate che questo è il vostro cuscino, è molto più piccolo, lo mettete a panino così e lo tenete così. Quindi si riesce a recuperare in fretta. E vado a girare la palla intorno alla testa. L'importante è quello di non sfiorare i capelli con la palla, quindi deve stare abbastanza alta e girare, però senza mai che la palla vi passi davanti agli occhi. E vado. Faccio il cambio senso orario. Vado avanti ancora. Riparto col primo senso.
cambio. Ok, e lascio giù. Adesso partiremo da fare un ascolto iniziale come abbiamo fatto la scorsa volta per vedere quello che poi guadagneremo alla fine della seduta. Quindi unisco i piedi, quindi partite da capire se i malleoli qua giù in fondo si toccano oppure no, e sentite anche quanta stabilità sentite in questo momento. Quindi date un valore che sarà soggettivo, quindi per un altro potrà essere basso, per un altro più alto, da una scala da 1 a 10. Quindi dite quanto è la vostra stabilità, io vi dico che un 7 personalmente mio ci sta tutto, cioè chi ne avrà 3, chi ne avrà 9 e anche chi potrà dire ne ha 10. L'importante è che poi capisca se tra il 10 dato all'inizio e il 10 dato alla fine sia uguale, oppure potrebbe essere anche il contrario. E anche trovate dei fastidi e dei dolori che ci sono in questo momento. Quindi dico colle, anche lì date sempre un valore. Quindi iniziamo con la pallina e andremo sulla parte della pancia. Quindi io prendo la felpa, almeno si vede ancora meglio. Ok, quindi noi abbiamo qua sul centro, quindi proprio in questo punto qua, queste vedete sono i pettorali, un pochino più sotto sentirete che c'è una sorta di fossa che noi ci incaviamo dentro. Ok? Una volta trovato, da qui parto e vado a fare un massaggio fino ad andare un pochino sotto il bellico. Quindi appena vi sentite la parte più alta, quindi potremmo dire l'elastico dei pantaloni oppure proprio l'inizio dei pantaloni, lì mi fermo e vado. E quindi intanto vado a fare una cosa molto molto tranquilla, molto viene detta mia fasciale, quindi vado a prendere anche, oltre che la parte superficiale dei muscoli, la parte anche della zona linfatica, quindi i vasi linfatici che sono molto molto esterni. E vado, quindi deve essere quasi una sorta di avvicinamento a quello che sarà poi un lavoro più intenso. E quindi da qua prendo e vado. Poi lo vado a spostare un pochino più a destra, quindi non salirò più alto così, ma andrò un pochino più basso e più verso la sinistra. E vado, quindi o cominciate da destra o cominciate da sinistra, è alquanto indifferente, l'importante è che facciate entrambi i lati. E vado. Quindi un minimo di spinta c'è. E faccio cambio e vado sull'altro lato. Quindi fissate bene un punto davanti a voi e vado. Poi, sempre isolando qua su in cima, vado a fare di questo, quindi movimenti in orizzontale. Poi scendo un pochino, quindi anche qui senza andare a forzare più di tanto, serve proprio per preparare a qualcosa di più intenso. Di nuovo riscendo e vado, quindi qua siamo sull'altezza dell'ombelico, su quell'asse orizzontale che lo taglia e vado. Poi dopo scendo un altro po'. Bene, ci siamo, quindi abbiamo preso varie zone di quello che riguarda questa parte qua del diaframma della pancia. Ora invece inizieremo a spingere un pochino di più e quindi per farlo saremo costretti a
distenderci, pancia lì su. Quindi io rimetto la felpa e scendo giù. Quindi scendo giù, anzi facciamo così, voi scendete giù che io vi guido, vi metterò così molto vicino e andremo. Quindi siamo così. Quindi vado a mettere la pallina qua, sono proprio sul centro, sono qua e vado a premere verso dentro e poi lasciare. Quindi di questo, come se volessi fare un gesto di questo, prendo e dentro e vado avanti, quindi tengo e vado, quindi butto fuori l'aria, quindi tengo aria, chiudo in dentro e butto fuori, vado così. Quindi cercate di non spingere proprio in avanti per così, ma un pochino come se fosse una sorta di zappa, come a creare un solco, quindi qualcosa che entra prima verso il basso e poi va leggermente in diagonale, quindi non diretto, così, e vado. Poi posso anche fare qualcosa, ovvero di questo, come se fosse un'onda, quindi al contrario, vado prima verso il basso e poi spingo su verso l'alto. E vado, anche qui non andate a spingere eccessivamente, uno perché potrebbe darvi anche un po' di angoscia, un po' di mal di stomaco, così se andate a spingere troppo, perché ovviamente state andando a prendere un punto molto molto importante per il corpo che subito, bam, così diretto dà fastidio. E quindi prendo e vado. E potreste essere anche così sfortunati che vi fate una sorta di blocco respiratorio in maniera involontaria, quindi andate sia a spingere, ma qualcosa di molto dolce, molto leggero. E vado avanti. Vado qua di massaggio, quindi posso anche ora riprendere a massaggiare in maniera circolare e vado. Non so se sentite i rumori o la musica qui accanto, state tranquilli, non c'è nessun terremoto, sono solo dei bilancieri lasciati in maniera un pochino meno delicata, anche perché sono molto molto pesanti, quindi non spaventatevi. Non sta avvenendo giù la struttura, se li sentite. O forse potreste anche sentire una sorta di musica, forse. Che è la musica anni 90. Bene, stop. Quindi questo era il primo pezzo. Rimanendo sempre seduti, andrò a cercare più questo punto qua. Quindi considerate, qua c'è l'ombelico, stessa linea, vado sull'esterno. Vado di massaggio. E vado. Quindi stessa cosa fatto sul lato di sinistra, vado su quello di destra. Bene, stop. Adesso lasciamo la pallina da parte
Anch'io adesso andrò giù disteso e userò questa palla qua come se fosse una sorta di cuscino. Quindi se non avete una palla, in questo caso andate a mettere due cuscini. Però diciamo che per l'esercizio dobbiamo fare, anche se avete un pallone un pochino più pesante, un po' più duro come quelli da calcio, da basket, va bene uguale. Quindi, metto giù le gambe piegate e lo vado a mettere proprio qua, in modo tale che tutta la testa sia a contatto e anche una parte di nuca, cioè la parte posteriore del collo, proprio dove ci sono le cervicali che le posso sentire tastando e sono come dei puntini, dei pallini. E da qua prendo e inizio a portare la testa, quindi a ruotare, quindi destra e sinistra. Poi, se non volete, volete stare ancora più comodi, posso prendere e distendere le gambe, che va bene uguale. E vado destra e sinistra. E vado e sento che man mano che vado avanti la possibilità di rotazione aumenta. E anche i dolori si attenuano. Bene. E poi anche adesso portando la palla un pochino più distante, quindi la nuca, la parte posteriore del collo non appoggia sulla palla, vado a fare delle inclinazioni, cioè sempre guardando il soffitto, vado a destra, a sinistra, portando sempre l'orecchio verso la spalla. Quindi qui ci sarà anche un pochino più di bisogno di portarvi la palla perché si sposta un pochino più frequentemente rispetto all'esercizio di prima. E vado. Bene, e stop, quindi riposo, riporto più sotto rispetto a prima e vado a fare un lavoro molto particolare, ovvero quello di iperallungare tutta quella che è la cervicale. Quindi dovete pensare
di fare una sorta di sì. Chi ha la passione delle carte sa sicuramente tutti i gesti, no? È come se fosse un accenno di sì, ma deve essere abbastanza morbido, perché se lo fate molto velocemente, soprattutto su colli molto rigidi, bah, vi partono dei dolori molto forti. Se non parte quel dolore, sentirete che la schiena comincia ad inarcarsi forte, quindi deve essere un sì molto molto tranquillo. E vado. Mi allungo e posso andare a fare poco poco di una leggerissima, ripeto, leggerissima iperestensione. Quindi per capire com'è la leggerissima iperestensione, quando voi fate il sì, il vostro sguardo va verso là. Beh, con gli occhi cercate di andare leggermente indietro, quindi guardate il soffitto come guardare un po' indietro, però deve essere più per fare l'iperestensione un lavoro di occhi più che di collo, perché se partite di collo andate a fare di questo, bene, se c'è un'ernia che voleva scappare è un movimento che l'aiuterà, non è detto però è molto introduttivo e induttivo a portare delle cose del genere. E vado. Quindi anche qui potete sentire cosa succede anche a livello delle scapole. Ad esempio, io sento che quando vado a chiudere, quindi a fare questo sì, sento che un po' la scapola di sinistra, di destra ha un pochino in tensione. Quindi prendo e vado. Andando piano piano piano, sento che sta cominciando un po' a mollare. Era un fastidio non molto alto, però ora sento che è come se e vado avanti. E riprendo come prima a fare le rotazioni. Vado ancora e inizio con le inclinazioni, ovvero porto uno e porto l'altro. Quindi qui la palla serve farci un po' di torchio, quindi non è proprio uno scivolamento, ma quindi un po' di torchio. E vado quindi a sfruttarla, sì, per girare, però principalmente c'è proprio una torsione sopra. Bene, stop. Adesso
per vedere quello che ci ha dato questi esercizi finora, prendiamo e torniamo su in piedi, quindi sempre stando fuori dal tappeto, e sento quello che è accaduto. Tipo ad esempio io sento delle spalle più rilassate, ma anche una schiena che sembra, la sensazione che sia più lunga, e anche un appoggio dei piedi meno pesante. Si ritorna giù andando a mettere ora la palla a mezzo tra la zona lombare della schiena e un po' di glutei. Quindi sarà di questo. Sono giù disteso, vado a fare un ponte, quindi questo qua, e vado a mettere la palla. Spingerò un po' in avanti, non poggio bene, quindi qua così. Quindi dovete sentire che gran parte dell'aria che occupa la palla è sui glutei, perché se andate a mettere sulla zona lombare piena, beh, vi farà peggio che meglio. Quindi tre quarti deve essere sui glutei. Una volta che è stata messa, tiro sulle gambe, quindi sentirete che vi arriva un'azione che vi porta indietro le gambe e sentirete anche tutte le scapole che vengono schiacciate, quindi potete ottenere l'incrocio, meglio ancora se senza, e da qua prendo e distendo le gambe. Se vi desse fastidio al collo, prendete un libro e ve lo mettete qui dietro, oppure tenete le mani come sto facendo io, che diventa ancora più incisivo perché vado a ingaggiare quelli che sono i muscoli che si attaccano sulle scapole, ma anche sul centro della schiena, quindi ad esempio romboidi, piccolo rotondo, e vado, se non vi dà fastidio, io lo faccio perché se no mi darebbe fastidio il collo, però anche se non dà questo grande fastidio, potete tenercelo. Poi se non c'è questo problema, potete anche tenere le braccia distese indietro, questa maniera, e vado e intanto distendo, poi le porto su, quindi così, e vado ad oscillare destra e oscillare sinistra. Andate molto molto leggeri e soprattutto vi conviene tenere le braccia a contatto col terreno, non lungo i fianchi ma a 45 gradi. Quindi basta molto, molto poco per andare a sbilanciarsi verso destra e verso sinistra. Poi ritorno giù, così, mando indietro e tengo. Vedete, ad esempio, io adesso non sento più questo grandissimo bisogno di sostenermi il collo, quindi portarmelo un po' su, questo proprio al fronte del fatto che le tensioni basta dargli del tempo. Il minimo sono 90 secondi, è proprio il minimo sindacabile. Quindi dai 2 minuti in poi comincia a essere molto importante fino verso i 5-10. Diciamo poi dopo la mezz'ora diventa abbastanza deleterio, no? Tanto siamo già arrivati a un buon livello dopo 10 minuti, quei 20 minuti in più cominciano a essere anche deleteri, cioè non servono neanche più di tanto. Bene, riparto su, mi stendo e vado piano piano a divaricare, quindi anche qui senza esagerare.
e cercate di percepire che quanto si apre a destra si apre a sinistra. Quindi non che vedete che uno è così e l'altro è così. Anche su quello. Quindi guardatevi e percepite se l'apertura verso l'esterno è il più possibile simmetrica. E vado. Di nuovo ritorno giù e posso andare a circondurre le gambe, ovviamente senza spingere in avanti, che se no la schiena perde contatto e si inarca e potrebbe darvi veramente fastidio e potrebbe essere anche molto determinante per ritirarvi fuori dei dolori che erano quasi scomparsi, delle volte succede, e vado. Quindi deve essere come una coccola, ecco, queste circonduzioni qua. Cambio di senso orario. Di nuovo torno su e tengo, quindi tengo sulle braccia e vado a portarle indietro. Quindi anche qui andate a percepire che le mani dietro arrivano insieme, perché anch'io se non ci faccio più di tanto caso, arriva prima la sinistra della destra. Vuoi anche perché ho la spalla destra un pochino più intraruotata, ma anche fate attenzione alle vostre gambe, perché anch'io stavo cominciando a pendere un pochino troppo verso destra. E vado. Beh, e mi fermo. Adesso, per togliere la palla, si fa così, semplicemente vi buttate su un fianco e la palla esce da sola. E anche qui ritorniamo di nuovo in piedi per sentire quello che ci ha dato questo esercizio. Come sempre, pulisco e vado. Di qua, quindi anch'io sento che la zona di destra che prima stava lì in tirare, come se stesse usando una tensione molto alta per tenermi eretto, adesso non c'è più. E sento anche, mi dà la percezione che la mia zona lombare, quindi l'iperlordosi, sia meno accentuata di prima. Quindi questo, e anche l'appoggio dei piedi sento che è ritornato anche molto più calore. Adesso per andare a prendere tutti questi muscoli qua che entrano sulla catena trasversa, cioè quello che parte da questa mano e arriva di qua, quindi passando così, sia frontale che retro, vado a fare di questo, mi metto pancia all'ingiù con la palla a fianco del tappeto. Quindi vado giù così e vado in questa posizione qua. Quindi questa mano qua vi ci tenete la fronte e la palla deve stare, diciamo, anzi, meglio ancora che la fine della mano sia la fine della palla. Quindi così, girate questa la mano, così, quindi non questo. Ma questo. E da qua prendo e vado a spingere come se volessi schiacciare la palla. Io per motivi di telecamera starò così, però voi state a pancia all'ingiù guardando il materassino.
Quindi prendo, spingo e vado. Quindi devono essere delle spinte profonde e poi rilascio. Posso portarla, la palla anche più sotto e andare a spingere uguale. Potete fare sia tenendo la mano staccata dal pavimento che non. Bene, stop, vado a fare l'altro lato, quindi la spalla di sinistra. Quindi fate attenzione anche quando premete a non cercare altri compensi, ovvero una gamba che si alza, anche un gomito, l'altra spalla. Quindi per evitare tutto ciò, spingere il meno possibile, ma anche quello di stare dritti. Io ovviamente il trucco l'ho verso la telecamera, perché se no non vi vedrei, non mi vedete, però voi fate questo, quindi trucco perfettamente dritto, sguardo davanti a voi così e vado. Quindi anche qui me la porto più sotto e vado. Bene, stop. Adesso andate a mettere il materasso così perpendicolare verso il muro oppure un mobile. Va benissimo anche se sfruttate le ante dell'armadio, io userò la spalliera, e andate in questa posizione qua. Quindi quella che è la posizione a squadra, e vi dovete sentire che i glutei sono a contatto con l'armadio muro, quindi spingete parecchio. Ovviamente sarà normale che quando mettete prima i glutei e siete leggermente flessi in avanti, sentirete che poi dopo si riarchitetta tutto e quindi perderete un po' di quei contatti. E da qua, quindi tenendo le mani così, prendo e tengo, quindi i piedi li lascio liberi. E tengo, quindi l'ideale sarebbe quello di portare i gomiti intanto a contatto con il muro e poi di portarci anche il dorso delle mani, che anche per me portarci il dorso delle mani risulta difficoltoso perché vado a perdere la zona toracica, quindi scendo un po' e vado a tenere e da qua tengo. Se arriva una grossa tensione, potete piegare le gambe così come sto facendo io e tengo. Se poi così vi dà molto molto fastidio, andate a tenerle così. Sempre piedi ben uniti e vado.
Bene, e mollo tutto e recupero. Vedete anche un po' bisogno del collo. E anche qui, se volete, potete leggermente stare in flessione anteriore così. Io sto sentendo molto che la mia lombare si sta allungando e piano piano ritorno. Adesso riproverò a tenere questa posizione qua. Quindi con le dita vado un po' a cercare il muro. Mantengo. Vado. E vado. Mollo, di nuovo torno avanti e mantengo. Ok, stop. E adesso vado a unire così i piedi e tengo. Anche qui sentirete cambieranno un po' gli appoggi dietro, quindi cosa importante, prima cercare i glutei e poi tenere, e guardate anche di tenere questa linea che si crea in mezzo ai piedi, che sia al centro del vostro corpo, che potrebbe essere un po' in qua e un po' in là. Prendo, quindi mi attacco qua sulle tibie e tengo. Tengo e cerco anche un po' di spingere con i gomiti verso il basso. Io qui sto aspettando che le tensioni aumentano e vado. Vado avanti. Ancora. Questa cosa del respiro mi serve come un sollievo. E vado. E io lascio piano piano. E vado di nuovo In flessione anteriore. Ok, adesso di nuovo torniamo su in piedi, che poi useremo la sedia. Eccoci qua. Quindi di nuovo sento quello che è accaduto. Sento i piedi più morbidi, ma anche gli stessi glutei che non tirano più come prima.
Però vi dirò, mi sento anche quasi più sgonfio, anche qui davanti, sulla pancia. Si tratta che da qua, tipo i muscoli che trattiamo, quindi non semplicemente gli adduttori, ma lo psoas, sacroiliaco, quindi che si attaccano qua sul bacino, cambiando le loro tensioni, cambiano anche tutto quello che c'è qua, sempre per il concetto di catena. Mollo di là, qualcosa, mollerò anche più su, tutti questi giochi qua. Il corpo umano è fatto così. Bene, si prende la sedia. Da qui, quindi adesso, in questo momento, se avete una palla del genere, benissimo. Se non lo avete, va bene anche quella da calcio, anche quella più pesante. Se non la trovate, vanno bene anche due cuscini messi sopra l'altro. Perché metterò il piede qua e andrò a spingere come se volessi schiacciare la palla e poi andare. Cercate di stare ben diretti, così, quindi non come ero io, così. Anch'io sono viziato, quindi tutti, ancora perfetto non c'è, vado a spingere e tengo. Tengo. Quindi sguardo davanti, quindi senza guardare la palla. E vado, e poi posso andare ad aggiungerci anche che la gamba di destra sta in isometria, così, e cambio. Quindi parto a spingere forte verso il basso. E poi ritiro su. Di nuovo tenendo adesso la sinistra tetta in isometria, così. Bene, stop. E adesso andando a mettere tutti e due i piedi sopra, quindi con i cuscini risulta un po' più difficile perché avrete un grosso attrito, quindi ce li metto tutti e due e vado a girare così. Quindi ci sarà una gran confusione perché l'attrito è tanto, quindi qui anche se avete un pallone molto sgonfio e anche un po' più duro riuscite a farcela. Cambio di senso orario. Adesso ci tiriamo su. Questa non ci serve. Useremo la sedia come se fosse un rialzo. Quindi vado a mettere le mani così. Trovo una posizione tale in cui i talloni siano in appoggio. Io spingo un po' la sedia avanti e da qua prendo e tengo, quindi andrò a tenere una sorta di plank però più facilitato e poi piano piano rispingo e torno. Quindi ovviamente l'errore da evitare è quello di finire a stile lucertola, cioè questo, nel quale comincia a essere anche un esercizio abbastanza intenso per quello che riguarda la tenuta delle spalle, delle braccia, e vado lo sguardo davanti a voi, tengo 3 secondi e poi riparto e ritorno indietro. Tengo ancora. E vado. Vado avanti, tengo e poi ritorno. Stop. Torno piano piano su e mollo un po' i polsi.
e di nuovo si riparte. Quindi se mi danno fastidio qua i polsi, andate sui gomiti, che va bene uguale, e tengo. Quindi come sempre scegliete l'impostazione che vi dà meno dolore, meno fastidio, ma anche più facilità nel mantenere quello che è lo stato di partenza. Devo stare con un piede, ma non sono stabile per niente, metto anche l'altro e farò l'esercizio. Quindi il paragone è lo stesso. Da qua prendo e vado e tengo. E rispingo. Da qui porto i piedi più avanti, piego un po' le gambe e vado a mandare il sedere indietro, la testa verso il pavimento qua e tengo. Anche qui, se vi dà grosso fastidio, state più alti oppure più alti ancora. Non cambia il principio. Da qua prendo e vado. Poi, quando sentite che la tensione diminuisce, vado a distendere le gambe e vado un po' più su e posso anche ripartire con quello che facevo prima. Lo sentirete più intenso perché lo spazio è più corto, ma anche tenendo il tallone appoggiato vado a stirare molto di più il polpaccio. E vado. Quindi anche qui assicuratevi che le piante sono perpendicolari alla sedia, quindi non che le punte vanno verso l'esterno. E vado. Bene, e stop piano piano, torno su, quindi ritornare, piede avanti e torno su. Da qua prendo e mando su e tengo. Lascio e per concludere coi piedi e vado giù e lascio le tensioni decorrere. Quindi arrivo giù, portate soprattutto il carico sull'avampiede, sull'avanti e vado. Per tornare su, piego le ginocchia, le mani strusciano sulle tibie, ginocchio, cosce e torno su. E per concludere, come prima, mi metto qua e sento cosa ancora ho di guadagnato. Io sento guadagno soprattutto su queste zone qua, quindi ognuno avrà le sue. Bene, ci siamo. Io vi do appuntamento insieme a mercoledì mattina con la ginnastica dolce, vi auguro buona serata, anche buonasera, che lo dovremo fare. Evolution come sempre non vi lascia da soli e le vostre donazioni sono sempre molto molto gradite e importanti. Ciao, seguiteci che Evolution non vi lascia da soli col suo palinsesto.